Ciao raga, e oggi finalmente, sperando che vada tutto bene alla registrazione, siamo nuovamente su For Honor per continuare la nostra modalità storia. Ragazzi, è uscito un aggiornamento di GeForce Experience, quindi dovrebbe funzionare. Ok, questo non l'abbiamo giocato se non sbaglio, quindi siamo ancora al capitolo precedente, raga. Quindi eravamo arrivati su raccogliere i pezzi, ragazzi. Giochiamocela. Io questa me la sono giocata tipo, sì, era con gli Rocky, con loro Rocky, scusatemi, me la sono tipo giocata 10.000 volte, raga, perché purtroppo, come vi ho detto, ho avuto problemi con questo cazzo di GeForce Experience. Spero comunque che adesso vada tutto bene, ragazzi, come vedete sto controllando la registrazione, it's ok. Ragazzi, piccolo problema con la registrazione. Sai dove si trova Ayu? Spero però, ragazzi, di aver risolto questo problema, perché come vi avevo già anticipato precedentemente, spero la connessione era andata a fanculo. Quindi speriamo che sia andato tutto bene a questo giro. Ok, andiamo avanti, ragazzi. Oh, qui non c'è nulla perché, come vi ho detto già, ragazzi, l'ho aperte 10.000 volte queste casse, quindi non ci sarà un bel niente. Mamma mia. E muori. Ok, grandi ragazzi, saliamo questa scalinata. Io praticamente ormai lo so a memoria quello che devo fare. Ok. Tac, ucciso. C'è l'ultimo che sta scappando, almeno ci prova. Qui ci dovrebbe essere qualcos'altro se non erro, ragazzi, perché come detto già ho giocato questo capitolo. Difatti qua c'era la cazzo di Valchiria. Muori, stronza. Ok, grande Rocky. Ok, vediamo qua che ci dice. Offrì il trono dell'imperatore a 20 daimyo. In 5 avevano accettato, prendendolo dalle mani di un nemico di cui non si fidavano. 5 bugiardi, 5 vigliacchi. Ok, ragazzi, andiamo sui punti, perché qui adesso devo uccidere... Purtroppo, come ho detto negli scorsi episodi e non finirò mai di dirlo, l'Oroki purtroppo, ragazzi, ha una stamina veramente di merda. Guardate, già è stanco con un paio di attacchi che ha fatto, cazzo, mi ha stunnato. Ok, buttato giù. Ok, bello duro. E muori, c'è. Ok. Yes. Ok, andiamo dall'ultimo punto. Che cazzo vuoi tu? Eh yes, lo faccio cadere ogni volta, ragazzi. Ok, eccolo qui. Questo è un po' più forte, raga. Mamma mia.
Ci avete derubati abbastanza. Attenzione ragazzi, perché ma non si scherza più. Attenzione, esecuzione, ucciso. Sembra che adesso la registrazione vada, signori. Signori, oddio. Ci sono parecchi daimyo morti qui. Scongiuravo una guerra civile. Allora l'imperatore si sbagliava su di te. Abbiamo dei vicini testardi. Sono d'accordo. Proteggete il molo. Ci vediamo là. Ok. Nice. Hanno fatto anche comunque qualche aggiornamento, ragazzi. Proteggere perché... il molo, eh? Come se fosse facile. Come avete notato da in alto a sinistra dove ci sono gli FPS, mi sembra che intorno, cioè non faccio più 30 FPS come facevo in qualche video fa. Cioè ne fanno molti ma molti di più adesso. Intanto ci facciamo questi con le frecce, ragazzi, perché non ho voglia di star qui un giorno ad ucciderli. Ok, le frecce sono finite. Speravo quindi adesso di raggiungere i vichinghi prima che sparissero col bottino. Ok, ne ho due addosso, ragazzi. Sei riuscito a parare. Vattene a fanculo. Esecuzione avvenuta. Ahia. Questo stronzo. Come dicevo, l'aggiornamento mi sembra che lo abbia appunto aggiornato come si deve. Che cazzo è successo? Oh yes. Madonna ragazzi. Ok, l'ultimo, signori. Levati dal cazzo tu. Vali zero. Ok. E muorici. Guarda là che mi devo fare utilizzare di nuovo queste cazzo di frecce. Ecco qua. Ok. Odio i vichinghi. Arcieri! Non dare l'ordine. Abbiamo problemi più urgenti. Sei giuro, Apollyon gli ha dato il palazzo. Gli ci vorrà più di un palazzo per governare. Strapperemo l'usurpatore dal trono dell'imperatore. Yeah. Il ritorno di For Honor si intitolerà questo video, raga. Ci sta. Obiettivo sbloccato, livello 20. E quindi ragazzi, niente, ci vediamo con l'episodio di questa serie, visto che sembra che sia riuscito a risolvere i problemi con GeForce Experience. Quindi ci vediamo ragazzi, ci vediamo, vabbè, ci sentiamo domenica per il continuo della storia. È bella raga.